Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è domenica. Domenica? Io mi sono appena alzata dal letto. Sono le 9:10. Devo stare un'ora. Ieri è stata una giornata molto intensa perché siamo andati, intanto mi preparo la colazione. Siamo andati in montagna. E solo che non ho pensato di fare un video, non è che poi Michael me l'ha ricordato, ho detto, ah, fai un video, facciamo vedere. No, sono già 2 settimane che andiamo in montagna, 2 settimane che non faccio neanche un video. Ma non è colpa mia, è colpa di Michael che non mi ricorda di fare video. E quindi è stato molto bello. Allora, adesso vi dico che tanto a me mi seguono tutte le signore bergamasche, quindi lo conosceranno. Siamo andati settimana scorsa, o 2 settimane fa, amore. Vabbè, a Serina, ok. Ieri invece siamo andati a Berbenno. No, il contrario. Siamo andati settimana scorsa a Berbenno. Ieri a Serina. Ecco. Avete sentito il lupo nero come si è arrabbiato. Grazie, amore. E quindi tutto molto bello, ma mi sono dimenticata di riprendere tutti quei bei paesaggi. Ieri sembrava un po' di essere nel paese di Heidi, no? C'era tipo una, come si chiamano? Una baita in alto, isolato, senza niente. C'erano le mucche, i cavalli. Bellissimo, molto bello, mi è piaciuto tanto. E poi siamo andati da una signora, perché là ci andavano i nonni di Michael, no? Si erano andati tipo per 23-24 anni di fila. Sono più, beh, sono più andati. E siamo andati a salutare le signore che c'erano lì. E ci ha fatto vedere un sacco di case la signora, bellissima, bellissima. Quindi niente, però appunto mi sono dimenticata di filmare, quindi vi beccherete un bel vlog casalingo. Non so fino a quanto voi vedrete, però l'importante è che mi sentiate. Allora, oggi non so cosa faremo perché è domenica, però le bambine dormono. Bisogna anche dire che sta finendo la scuola, perché oggi è domenica 7 maggio. Manca un mese alla fine della scuola. Quindi settimana prossima cosa significa? Che è la festa della mamma. E mio suocero, a me e mia suocera, perché giustamente siamo due mamme, ci porta al ristorante. Sì, quindi giustamente. Io porto le bambine il regalo. Aspetta, Lo fai? mi serve. Come li alzo? Mi sto un po' croccando. Vi faccio vedere anche le mie unghie nuove, quelle del mese scorso. Non ve le ho fatte vedere perché non ho fatto video. Quindi questo mese abbiamo fatto un bellissimo French rose. Molto delicato, molto semplice. L'ho cambiato forma, l'ho fatta ballerina perché mi ero stufata di quella forma che c'avevo. E quindi oggi devo andare giù nel box perché devo fare il cambio ormai. Cioè, allora, le bambine già le ho tolto tutte le felpe, le cose, no? Amore, non esci. Però facciamo il cappuccino. Però non gli ho messo ancora i pantaloncini e cose, no, amore? Lui c'è ma non si vede. Siccome è scoppiato il caldo, che fai? Vabbè, oggi sta piovendo, l'anno scorso, però ieri c'erano 27 gradi. Ma almeno non ho bisogno di pantaloncini. Che poi ieri è successa una disgrazia, perché poi non c'è mai una giornata tranquilla, no? Eravamo lì seduti alla panchina. Aspettate, Cornalba, aspetta, ok. Stavo dicendo, eravamo seduti alla panchina a Cornalba, come dice Michael. E mi giro. E Fiara doveva andarsi a lavare le mani in una specie di fontanella naturale, no? Che usciva dalla montagna là. E in giro c'era Sharon a terra. Non c'è niente da ridere. C'era Sharon a terra. Allora io dico, Sharon, ma cosa ci fai a terra? Era caduta, poverina. Si è fatta male. Ma non si è fatta male, se no non riderei, però lì per lì ci siamo girati tutti e l'hanno trovata lì a terra stesa. È inciampata già. È inciampata la cerottina, poverina. Infatti si è rotta il pantalone nuovo che avevo preso da Primark, vabbè, 3 euro. Si ricomprerà. Messo 2 volte e si è rotta. Vabbè, intanto c'era un voleva spiccare il volo.
Vabbè, comunque, stavo dicendo che appunto oggi devo andare nel box a prendere i pantaloncini, i canottieri, perché fa caldo adesso. Oggi piove, piove per 2 settimane. Però vabbè, adesso facciamo colazione. Buona colazione a tutti. Allora, che luce. Abbiamo sistemato un po', io ho fatto l'aspirapolvere, Michael ha fatto la polvere. E poi cosa è successo? Abbiamo fatto i letti, il bagno, ho lavato il bagno, Michael si è fatto lavare, insomma un po' di cose. E adesso devo togliere un po' di vestiti dal mio armadio perché non ho un cavolo, cioè di leggero qua. E ho tutti i maglioni, ho jeans che non mi entrano più perché ho messo 20 kg. E quindi devo fare il cambio armadio a me assolutamente, perché ho tanta di quella roba che tanto o non mi entra o è pesante. Quindi tengo giusto un paio di felpe perché il tempo è ancora un po' indeciso, però perlomeno so che i pantaloncini solo per la mia taglia mi vanno. Ok, però devo dirvi la verità, adesso perché mi è arrivato proprio il ciclo oggi, quindi sto uno schifo, dolore qua, dolore qua, dolore qua. Però appena mi passano i dolori mi riprendo ad allenare, perché sto cercando di allenare gli addominali perché sembro sempre incinta e non va bene, purtroppo. Mi piace mettere peso, è così. Devo togliere un po' di jeans perché appunto non mi si allacciano. E pensate che ho perso anche 2 kg, cioè, quindi figuratemi. Il problema è che ho un sacco di crop top e non è che abbia così tanti maglioni. Stradivarius questo, boh, me l'aveva regalato mia mamma, non lo so. Comunque non mi si allaccia, quindi via. Poi questa felpa direi che è ora di toglierla, perché io ho tutte felpe felpate e adesso giustamente inizia a far caldo con le felpe felpate. Non vedo l'ora di mettere i pantaloncini. Abbiamo una cellulite, che cacchio ce ne frega noi che abbiamo una cellulite, e quindi. Comunque, vi devo aggiornare anche con la casa, ragazzi, intanto che voi guardate il mio maglioncino. Dobbiamo aggiornare un po' situazione casa. Allora, vi avevo lasciati che appunto il signore aveva detto: veniamo a fare i lavori a marzo. Sì, ti si vede, ma... e... No, ad aprile era... No, marzo, amore, grave, non è che c'è lui. Ecco, non ci sono mai fatti vedere, ok? Si è fatto sentire l'altro giorno che ha chiamato Michael mentre era al lavoro, sempre nei momenti sbagliati, e gli ha detto: posso venire martedì mattina col signore per vedere che lavori sono da fare? Perché poi dovranno farci i lavori e cambiarci l'armadio finalmente, in modo da riuscire a resistere magari ancora un anno qui. Perché? Vi spiego. Ma sapete che noi volevamo vedere, no, tipo la casa da comprare, no? Però poi pensandoci, non è un posto adatto per comprare casa al nostro paese, perché per quanto sia un bel paese, però non è un posto dove comprare casa, perché non abbiamo neanche la fibra, e chissà tra quanti anni arriverà la fibra, ma non per la fibra, perché è proprio un paese di vecchi, lo sapete, non ci sono mezzi, non c'è niente, non c'è manco il medico al nostro paese, dobbiamo spostarci chissà dove, siccome io sapete che non guido, è un problema. E quindi per adesso volevamo perlomeno far finire la scuola Sharon qua, visto che dopo 3 anni siamo riusciti a farla ambientare, vogliamo perlomeno farle finire le elementari qua con i suoi compagni di classe per poi spostarci. Però dobbiamo anche cercare una casa in affitto, perché appunto comprarla qua no, perché con tutte le persone che parlo, chi ha messo casa in vendita non è mai riuscito a venderla, chi vuole andarsene che l'ha comprata, insomma nessuno vuole stare a vivere qua, e manco noi per tutta la vita, perché non è proprio un paese anche per far crescere dei bambini, non c'è un cinema, non c'è proprio niente. Cioè, io mi ricordo che dove abitavo prima me ne andavo a piglia al cinema, me ne andavo ai pub, cioè qua non c'è proprio niente. E quindi vabbè, vedremo. Però per adesso, finché possiamo, siamo in questa casa che tanto nessuno ci caccia. Poi stiamo pensando di allargarci, quindi dobbiamo cambiare casa. Tipo ieri mia suocera ha brindato un bambino, ciao Enza, che ancora non c'è. Quindi tutti stiamo aspettando questo terzo bambino, però finché non riusciamo a sistemarci un attimo è un po' dura la situazione, quindi adesso vediamo. Vabbè, finisco, sono qua, non ci muoviamo più. Siamo arrivati nel box. Wow. Perché?
Pinky Pow. Devo fare il cambio armadio. Quindi io ho tutte queste fantastiche ceste di Ikea, no? Allora là vabbè c'è delle valigie cose. Là c'è tutta roba di Natale, Halloween, eccetera eccetera. Qui c'è la sala che avevamo smontato, che poi la rimonteranno loro. Qua c'è tutta la roba invernale. In più c'è quel sacco che ho riempito perché non sapevo come portare io, con un'altra roba invernale. E qua ci sono quelle quattro cose estive che abbiamo. Quindi niente, è ora di sistemare tutta la roba, cioè fare il cambio, più che altro cambio stagione, dove mi posiziono. Aspettate qua, ecco, così vediamo un attimo insieme cosa c'è. No, qua però mi sa che c'è già qualcosa di invernale. Cioè questo pantalone di Chanel, ma Chanel l'ha messo su qualche chiletto, quindi non so se rientra, però vabbè, io nel caso lo tengo. Poi pigiami invernali, non c'è più niente qua dentro. Un mio vestito, questo vestito è una tutina in realtà, è bellissimo, ma il mio problema qual è? Che io ho le gambe corte e il busto lungo, capito? Quindi ogni volta mi tira sotto qua quando lo metto, e più lo tengo tirato dalle bretelline perché sono allungabili, regolabili, e più è scollato, insomma è un po' un casino, però mi piace. Grazie amore, farci qualche foto va bene. Quindi, adesso devo poi ripiegare tutto perché è diventato un casino qua. Ah, vedi che c'è anche Chanel questa? Ah. L'altra volta ho trovato la tua. La prendi, bella. Sì, sì, la prendo, certo. Cannottierina sì, per Chanel. Grazie. Allora, prego. Questa qua è mia. No, no, di Chanel. La mia. La tua non è a casa. No, io non ce l'ho. Come non ce l'hai? No. Ah, ma i costumi direi per adesso no. Prego, amore. Non c'è più un vestito quello là che tipo così, tutto unito? Tipo... Sì, da qualche parte c'è, adesso controlliamo. Io vado con il monopattino. E allora, ho sistemato tutte le cose dentro a quei due scatoloni, ho messo tutte le cose invernali e ho riempito questo qua, così poi lo porterò su, ma devo controllarlo. Ah, questa non è il nostro, devono portarla via, ma non si sbrigano a farlo. E di certo non lo faremo noi al posto degli altri. Questo qua tutto pieno di roba estiva, che poi non so neanche se li vanno più le bambine, perché ho sto cosa di conservare tutto, perché a parte che vabbè sono bambine che li dura tutto negli anni, tipo Sharon c'ha cose che smette da tipo 4 anni ancora li vanno, quindi ho tanta di quella roba che devo controllare che cosa gli va, che cosa non gli va, ed è tanta, non so dove metterla perché è tanta roba. Vabbè, comunque abbiamo Michael che sta lavorando la macchina intanto. E niente, ma vediamo. Vediamo un attimo che fa. Adesso andiamo a casa a mangiare. Non so che ore sono in realtà, però andiamo a casa a mangiare qualcosa. Sono contro calabro, ho messo un po' di aria, non sono vicino. E poi dobbiamo uscire a prendere qualcosa per stasera, perché in casa non abbiamo più niente, dobbiamo fare la spesa, ma non abbiamo mai tempo per fare la spesa. E quindi così. E basta. Andiamo su. State nascondendo la papà? Le bambine sono già salite. Sì. Sì. Senza urlare. Va, aspetta che arrivo. Ciao. Che scherzoni. E non c'è. Cosa vuole? Niente. Allora, ho sistemato tanta di quella roba, tanti di quei vestiti che non sapevo neanche ne avessero così tanti le bambine, quindi quest'anno non le compreremo niente, comunque lo stretto necessario, perché veramente ne hanno tanti. E sono tutti vestiti dell'anno scorso, cioè come fanno ad andarli, però l'anno prossimo sicuramente non li andranno, quindi daremo tutto via, peccato perché è veramente roba bellissima. La vorrei mettere su Vinted, ma a me Vinted non mi capa nessuno, ma non nessuno, quindi lo disinstallo e basta. Ma veramente dei vestiti bellissimi. Magari l'anno prossimo avrò più fortuna con quella roba. E li metterò in vendita su Vinted perché sono veramente belli. È un peccato anche non, cioè, darli in beneficenza, che poi non si sa mai se arrivano o meno. Anche se tanta roba la daremo lì nel cassone della Caritas, perché dove li metto.
E niente, adesso sto cucinando una cosa veloce perché poi dobbiamo un attimo uscire, dobbiamo occupare delle cose e quindi devo sbrigarmi. Allora, abbiamo finito di mangiare e io mi sono cambiata la maglietta, si vede che ci sono sotto, però non voglio rimettere quello color carne, usavo questo, metto questo, tengo questo. E sto aspettando che finisce solo Chanel, manca solo lei, che lei è lentissima a mangiare. E poi niente, dobbiamo andare non so dove a far cosa, poi in un negozio di casalinga a comprare un po' di cose che ci mancano per la casa. Poi si vede che io ho smesso di allattare da una vita e perdo ancora tanti di quei capelli che dico boh, com'è possibile? Non lo so. Ho il jeans chiaro, ok, spero di non sporcarmi col ciclo, perché nonostante io usi la coppetta e a volte anche l'assorbente, perché devo fare la combo coppetta e assorbente, a volte capita che mi sporco lo stesso. Ci sono i mesi che proprio è come se il ciclo non ce l'avessi, che bello, bellissimo. Ci sono i mesi che invece me la fa pagare tutta, quindi così. E niente, adesso mi faccio magari un caffè e poi usciamo. Ho comprato anche una tinta che vi faccio vedere un attimo. Sono venuta di qua perché c'è Michael che sta guardando la partita e che palle, non mi va. Guardate che chiudo, perché voi adesso non lo vedete, ma quando sono al sole io ho i capelli rossissimi, ma rossi rossi rossi. Però deve esserci, ecco già così qualcosa si vede, ma più c'è luce più sono rossi, solo che non sono mai rossi come dico io. Quindi non dico come li fece anni fa che erano tipo rosso, cioè tipo così erano proprio letteralmente, avevo i capelli di questo colore, però li voglio rossi che si vedono, non che si vedono solo la luce. Quindi boh, ieri ho comprato questa qui, rosso intenso. Non verranno mai così, perché loro ti dicono che vengono così, ma non verranno mai così. Però voglio provare adesso. Beh, l'ho lavati ieri i capelli, quindi al prossimo lavaggio, che sarà tra domani e dopodomani, la faccio. Ma nonostante abbia la base rossa, non vengono mai rossi. Non so perché. E poi devo assolutamente comprare la terra per le mie piante, perché ho comprato una Sansevieria bellissima, però è dentro la fibra di cocco. A parte che l'ho comprata che era già malata, poverina, per questo costava poco, non avevo capito. Per questo, che le normali costano 15 euro, questa costava 4. Infatti qua l'ho tagliata perché era marcia, e gli ho tolto anche alcune foglie perché erano tutte proprio marce, ma proprio nata così. E però dentro la fibra di cocco e non va bene, ho bisogno della terra. L'avocado mi è diventato alto più di un metro e sta facendo, si vedono? Sì, altre foglioline nuove. Io qua purtroppo avevo sbagliato, gli avevo messo troppa acqua e stavano seccando, ma comunque sta bene, però lì dentro, e quindi ha bisogno della terra anche lui. Sto dicendo, Michael mi ha interrotta, che appunto devo comprare la terra, però io mi iscrivo sempre ai gruppi di Facebook, perché principalmente Facebook lo uso per quello, perché da vecchio ormai si usa più, e quindi lo uso solamente per quello. E stavano dicendo che appunto una signora fa, ho comprato la terra, però aveva già la muffa, no? Mi si sono formati i funghi. Praticamente aveva sbagliato la signora, cosa che sbagliavo anch'io. Ho preso la terra più economica che ho trovato, perché io dicevo, la prendo economica, tanto le piante mi muoiono, è inutile. E se prendi la terra, che ne so, 20 litri, 1,50 euro, 1,20 euro, è terra scadente. E quindi ecco perché io quando l'aprivo la terra era già ammuffita. E quindi devo cercare una terra che non mi costi dire di Dio, perché non mi vale spendere 10 euro per una terra che magari le piante mi muoiono lo stesso, ma neanche una terra da 1,20 euro che c'ha muffa o si creano funghi. E quindi adesso vedo un attimo. Vabbè, vado a fare il caffè perché poi dobbiamo uscire. Ok? In montagna una signora ha regalato tutte queste noci a Sharon, che poi le noci sapete che costano tantissimo. E gli ha regalato sto saccone pieno. Io però non ho lo schiaccianoci, oggi vedo di comprarmene uno. Però alcune le porteremo agli scoiattoli, perché dove abitano i miei suoceri hanno gli scoiattoli e a noi ci piace dare le noci. E quindi niente, adesso facciamo il caffè. Aspettate, comunque questa macchinetta è la vita. Qualsiasi cosa sia l'espresso è cara, però ne vale la pena. Oh, cacchio, mi stavano cadendo i biscotti. Ok.
capire la schiumetta alta così che fa. Ora, allora. Sì, sì. Siamo appena tornati a casa. Sono le 4. E vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. Tra cui l'ennesima aspirapolvere nuova. Perché voi dovete capire che Michael non pensa di usare l'aspirapolvere, pensa di avere un martello pneumatico al posto dell'aspirapolvere e le rompe tutte. Quindi è tipo la quinta che rompe quando siamo in questa casa. E non scherzo, non scherzo, davvero, non scherzo. E quindi abbiamo comprato Chanel Shandy da. Dov'è? Dal gigante, sì. Questa aspirapolvere qua, insomma, non è il massimo, perché a me non piacciono quelle così, piacciono quelle tipo Dyson, ma Michael le rompe, che poi rompe anche questa forma, non è che dite che lui rompe anche quelle di questa forma. Però vabbè. E comunque, facciamo lo svuota spesa, vediamo un attimo cosa. Sì. Cosa abbiamo preso da Mauris? Vero. Abbiamo preso due pacchi di carta igienica da 4 che costava 79 centesimi a pacco, ne abbiamo presi due. Poi, questo qua per la cucchiaia, in realtà è bruttissimo, ma ne abbiamo rotti due, quindi per appoggiarci la cucchiaia sporca va bene. Tanto si romperà anche questo. Sacchi grandi per la pattumiera. Dobbiamo andare in comune a prenderli. Mangia. Due. Questo qua è per fare per l'insalata, per girarla, verdi, perché non c'erano di altri colori, vabbè. Tipo un euro. Un euro, un euro. Questi qua invece li abbiamo presi dal gigante. 1,59 euro, due, no, perché. No, il gigante, c'è l'uno più uno e sono buonissimi, mi fanno impazzire. Fermi tutti. Schiaccianoci per le noci che ci ha regalato la signora nella mia borsa. 2,79 euro mi sembra. Spugna per lavarmi io, 99 centesimi, sempre Mauris. Nella mia borsa cerca amore, dentifricio per Sharon perché è la sua misura. Un euro e qualcosa. Poi siamo andati poi da Iperal perché il gigante era caro, era molto caro, non c'erano per niente offerte. Quindi vi faccio vedere cosa abbiamo preso da Iperal. E questa qua da Mauris, la spazzola. Boh, Sharon è da una vita che la voleva, costava 2 euro mi sembra. Poi da Iperal queste briochine che sono buonissime, a me non piacciono le brioche perché a me da quando sono cresciuta non mi piacciono. Ma queste sono molto buone, costavano 99 centesimi, infatti le ho riprese che l'altra volta le abbiamo prese. Per la merenda, per me Sharon questa, per Michael e Chanel questa. 1,79 euro e 1,64 euro. Poi, presa di tacchino che a me non piace. A me non piace il tacchino. Sì, a te sì, anche a Sharon e papà, a me no. A me non piace il tacchino. Carne trita perché stasera volevo fare il ragù. Sì. Visto che è domenica, ragù della domenica. Nuvole, queste sono buonissime, ce l'abbiamo già un pacco, non abbiamo preso un altro. Erano tipo 1,29 euro scontate. Queste tipo 89 centesimi. Otto. Crema chantilly. Tortiglioni che con ragù sono sempre strabuoni. Poi questa era boh, tipo in offerta 1 euro, ma le sta impilando tutto. Questa lasciamola qua, aspetta, aspetta, per l'amor del cielo. Latte, era scontato anche questo. Non mi ricordo quanto, forse 1 euro. Oh, e adesso mi hai detto tipo 60 centesimi. Poi, come vi dicevo prima, siccome la spesa è finita, Chanel ha un sacco di vestitini perché lei d'estate usa solo quelli. Estate, inverno, in realtà in qualsiasi periodo dell'anno usa solo vestiti, non mette molti pantaloni, robe. Io anni fa a Sharon l'avevo regalata, avevamo comprato a Michael questa qui che praticamente è un mini appendiabiti. E quindi dopo lo montiamo, te la ricordi? Cioè, non se la ricorda, e appendiamo tutti i vestitini a Chanel perché sennò il suo armadio diventa un casino. Vediamo se ce ne sta qualcuno anche tu, ma il tuo armadio è più ordinato. Poi si vede che ogni volta che inizia un video qualcuno tira a questa casa. Comunque, questa è la situazione dell'armadio di Chanel. Ok, lo ho piegato tutto in ordine, però siccome Chanel si veste giustamente da sola perché ormai è una signorina, capita che magari prende questo, lo sposta perché ne vuole un altro, sposta perché vuole un'altra cosa e diventa un casino. Quindi Michael ci ha montato lo stand, la rail, e adesso li appendo tutti i suoi vestitini, così poi faccio vedere il risultato finale. L'hai portata? No, non l'ho portata. Allora, le più vecchie del canale se la ricorderanno, che era sempre sullo sfondo vicino al lettino di Sharon. Devi passare? Passa pure, caro. Che era vicino al lettino di Sharon, adesso la useremo per suonare. Così intanto vi faccio vedere anche i vestitini che poi l'anno prossimo, quindi cioè in autunno, andremo a vendere su Vinted.
Allora, questo qua, no, questo qua no perché è nuovo, quindi penso che riuscirà a usarlo anche l'anno prossimo. Gliene hanno preso i miei soci dal mercato. E la signora, giustamente, perché questi sono abiti da cerimonia comunque, no? Fa, guarda più avanti, per il periodo che avete la cerimonia, potete poi comprarli copri spalle. No, signora, Chanel ci esce con queste cose. Quindi sì, è una bambina molto vanitosa che le piace uscire con questi abitini. Quindi adesso la costringerò a metterselo alla festa della mamma, che andiamo al ristorante, come vi dicevo. Poi, questo qua l'avevamo comprato al mare 2 anni fa, mi sembra. C'era anche Sharon, che adesso vi faccio vedere anche il suo, che è bellissimo, quello di Sharon pure. E li va ancora, leggermente corto, però li va ancora. E questo qua si può anche abbassare la spallina, diventa tipo a barchetta. Solo che sono un po' lunghi. Vabbè, fa niente, vi faccio vedere Sharon. Avevamo pagato tipo 17 euro nel negozietto, che erano pure i cinesi. Però bellissimo, non rende proprio in foto. E però ho sbagliato borsa. Avevano ance la borsettina abbinata. Chanel ce l'ha di quel colore. Allora, vediamo se non vengo ancora interrotta dalle bambine che saranno in doccia. Questa tutina, che Chanel penso non abbia mai messo, però vabbè, è carina, però non so se rimane bene appesa. No, facciamo così, la tutina tanto rimane bella piegata, io la posso lasciare lì. Continuiamo con i vestiti. Questo qua dovrebbe essere di H&M, con le farfalle, che è bellissimo. Li va un po' corto, ma lo vuole tenere, quindi li appendiamo. Sono più leggeri, freschi, per l'estate. Poi, questo qua, sempre di H&M, con tutti i angurie, gelati, robe. Qui, mi ricordo quando questa qua la usavo per Sharon. Iniziamo. Un attimo. Poi l'ho usata. Un attimo, l'ho usata per Chanel. Mamma mia. L'ho usata per Chanel quando era nata, e adesso la sto usando ancora per Chanel. Mamma, guarda, perché poi voi non potete capire neanche quanti vestiti lei abbia. Poi c'è questo qua, che è praticamente la stessa forma di questo. Però è così verde, bellissimo anche questo. E lo appendiamo vicino a questo. Tutti i vestiti eleganti questi. Questi invece sono un po' più spartani. Poi un altro vestito sempre elegante di Chanel, che vi ricordo lei li usa anche per andare al supermercato. Bellissimo così, viola. Il problema è che ho finito di le grucce. Come si chiamano? Le ometti. Ma cosa li uso? Boh, questo è un po' bruttino, però vabbè. Questo qua, con un altro vestito che è identico anche a Sharon, sempre preso al mare 2 anni fa, e li vanno ancora. Però è brutta questa gruccia, amore. Dovremmo togliere tutto oro. Ah no, sai cosa? Gli devo dare quelle verdi. Vabbè, dopo gliele cambio, li metto quelle verdi. Poi, ah, aspirapolvere nuova! Quanto durerà? Facciamo una scommessa. Io dico un mese, tu? 2, perché è più robusta. 2. Dopo la mettiamo all'opera, aspetta, aspettami. Poi, vestito sempre di Chanel. Sì, di Frozen. Mamma mia. Ma anche i vostri figli chiamano sempre mamma e mai papà, anche se papà è a casa, perché io inizio a farmi tutte domande. Sì. Ok. Adesso stanno litigando perché una è nella vasca e una è nella doccia. Un altro vestito elegante di Chanel. Questo qua dovrebbe essere di Prima. Siamo così. Mi sono resa conto che ha troppi vestiti eleganti. Quindi che cosa faccio? Questi qua, che sono più facili da piegare, li rilascio nell'armadio. Cioè nel suo cassetto, che riesco bene o male a piegarli bene. E questi qua più eleganti li appendo tutti quanti in bella vista così. Questo qua era di Sharon, del battesimo di mia nipote, quindi figuratevi, lo metteva Sharon, che aveva, quando è nata mia nipote forse poteva avere 3 anni e mezzo Sharon, lo sta usando Chanel, l'ha usato l'anno scorso e se li va lo userà ancora quest'anno, quindi figuratevi quanti anni ha quel vestito. Era di OVS, mi sembra. C'è anche questo qua, che l'abbiamo preso da Primark, 5 euro, cioè troppo carino, leggerissimo, freschissimo per l'estate, perfetto. Questi qua però sono tutti un po' da battaglia. Questo qua, questo pure era di Sharon, ma ormai gli va cortissimo. C'era un altro con le angure. Sono tutti di H&M questi qui.
Questo è un altro di H&M Kawale Sharon. H&M, insomma, l'anno scorso vestivo solo H&M, quest'anno ho cambiato. E poi c'è questo qua. Mamma mia, hanno un profumo, devo avere usato le perle con qualche vestito, c'è un profumo pazzesco. Questo che è un po' più carino, un po' più così, glielo appendiamo qua. Così almeno ha i vestiti un po' più elegantini tutti appesi qua. E il resto li ripiego tutti quanti nel cassetto. Che poi qua volendo c'è un altro, non so se si vede, oddio, sì, qua sotto, insomma, c'è un altro ripiano e potrei appendergli le gonne, perché oltre a tutti quei vestiti, lei è proprio femmina, ma femmina a tutti gli effetti, nel senso, c'è un più maschietto, no maschietto, oddio, più maschiaccio, usa più pantaloni, insomma, non è da gonne, mentre Chanel è da gonne, quindi tulle, gonna in 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 tulle, e io lo faccio sparire un paio, gonna, 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 cioè, raga, potete capire. Questi sono gli unici 4 pantaloni che ha. Tutto gonne. Gonne. Gonna, vestitino, macello. Vabbè, spostiamo questo appendiabiti, che poi è comodo perché qui può metterci anche tipo i suoi braccialettini e le sue cosine. E dovrei aver finito. Allora, quindi, qua io ho appeso quelli eleganti, come dicevo, e rimarranno là. Poi quando sarà autunno, credo, io toglierò questa roba di mezzo. Qua c'è l'armadio di Sharon, invece, che poi Sharon... è come me, cioè io gonne e vestiti non ne metto mai, ma proprio mai, solo per andare al mare. È come me, quindi pantaloni e magliette. Però lei jeans non li usa, quindi ha i suoi pantaloni. Ha qualche vestito per l'estate, però è difficile che li mette. Questa qua è una tutina intera, cioè intera, intera ma corta, che c'è anche Chanel. Ha qualche vestito così, che più che altro lo usava per andare al mare. E qua sono quelli eleganti, che praticamente noi facciamo compri a uno e compri all'altro, e quindi se li trovano praticamente uguali, quindi questo, 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 questo è nuovo, non ho ancora avuto occasione di metterlo, insomma, ha qualche vestito elegante, magliette, magliette, troppe, e gonne, che ogni tanto gli piace mettersi qualche gonna, ma è veramente raro, e niente, sono stanca, è da stamattina, ve lo giuro, che facciamo sta roba, che faccio, sto... sono stanca. Adesso vado a fare il ragù per stasera. Ormai non manca neanche più tanto. E basta. È finita questa domenica infernale. Uno la domenica dovrebbe poi riposarsi, no? Ma chi deve ora? No. No. Sante donne. Niente, vabbè. Io adesso faccio il mio ragù per stasera e noi ci vediamo al prossimo video. E so che voi dite Debra, però tu dovresti essere più costante, e avete anche ragione, però il tempo è quello che è, ok? Il tempo è quello che è, noi siamo comunque sempre in giro, o comunque ho sempre un sacco da fare a casa. Poi lo vedete, faccio un video, mamma, nel 3 secondi Debra deve stoppare, quindi mi è un casino fare video, però proverò ad essere un po' più costante. Comunque noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!